Più l'oscurità si fa fitta e più la luce risplende abbagliante quando passa al suo interno. Bella gentaglia di Shikoku, io sono Luke e oggi insieme a Fra vi parlerò velocemente della novità che ci ha sconvolto ieri, ossia che siamo quasi sicuri che il pass battaglia 4 sarà sui supereroi. Prima di iniziare però, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare il canale e arrivare almeno a 2000 mi piace e di scrivermi nei commenti qual è il vostro supereroe preferito. Il mio, anche se non c'entra niente con i classici supereroi americani, è All Might. Non lo conosceranno in molti, ma chi lo conosce ha tutta la mia stima. E dato che la Epic Games sta rilasciando un sacco di indizi sulla stagione 4 che inizierà il 1° maggio, dato che non possiamo fare un video per ogni indizio che rilasciano, vi consigliamo di fare un salto sulla nostra pagina Instagram. Alternate tra un video ignorante e un'immagine ignorante, troverete tutte le novità in tempo reale su questa faccenda. Troverete tutti i link in descrizione. Molto probabilmente vi starete chiedendo come mai ho pronunciato quella frase all'inizio del video. Beh, a parte che chi indovina da dove l'ho presa è un mito. Ma poi, questa notizia dall'Epic Games è stato un colpo di scena assurdo. Pensate alla quantità di video che sono stati fatti su YouTube con teorie su complotti, apocalissi, alieni, comete che distruggono intere città. Quella era l'oscurità. Tutti pensavamo alla distruzione. Ma questa notizia dei supereroi ci ha illuminato su questa faccenda. Nessuno aveva nemmeno pensato che ci potesse essere qualcosa a salvarci dalla cometa. È stata una notizia che ha sorpreso tutta la community di Fortnite ed è bastata una sola immagine, ragazzi. Però ragazzi, questo ci ha fatto capire quanto è bello Fortnite, un gioco che ti appassiona talmente tanto da farti venire voglia di fare video anche sul colore delle unghie del Cavaliere Nero. Comunque, unghie marcia a parte, dall'immagine che ci è stata data non possiamo capire di preciso di quale supereroe si tratti, ma sappiamo sicuramente che ha a che fare con la cometa che sta cadendo sulla mappa. Che la cometa sia in realtà la navicella in cui si trova il supereroe, un po' come con Goku in Dragon Ball? Oppure la cometa è una semplicissima cometa del cavolo e quello che vediamo è il supereroe che la distruggerà, salvando miracolosamente l'intera popolazione mondiale? Questo non possiamo saperlo. Ma sappiamo, per ora, solo un paio di cose. La prima è che dobbiamo prepararci seguendo il consiglio dell'Epic Games, ossia dovremo essere pronti alla battaglia, ad adattarci e a vincere. Poi, sappiamo che la cometa è collegata al 99% dei casi con l'arrivo della stagione 4. In tanti credevano fosse solo una modalità, ma non lo era. E questa immagine ne è la prova concreta. Ma la cosa più importante è che la cometa sta iniziando a cadere. Ce l'avete scritto in tantissimi nei commenti e vi mostreremo un video di uno dei tanti frammenti di cometa che stiamo vedendo sempre più spesso cadere dal cielo. Il gran giorno si avvicina, ragazzi. Mamma mia, quanto è brava l'Epic Games a farci salire l'hype. Comunque, da quando è stata diffusa questa immagine, sono iniziate, come al solito, un sacco di teorie su quali potrebbero essere le skin della stagione. C'è chi parla di Flash, c'è chi parla del fatto che l'Epic Games abbia fatto degli accordi per poter mettere le skin di Avengers e, ragazzi, c'è chi dice che avremo addirittura Deadpool, il maestro dell'ignoranza. E a proposito di ignoranza, il commento ignorante di oggi sarà particolarmente creativo. Avete presente che ad inizio video vi ho chiesto il vostro supereroe preferito, vero? Ecco, dovrete raccontarmi in che modo riuscirà a difenderci tutti utilizzando il suo potere nel modo più ignorante possibile. Tanto lo sappiamo tutti, possono mettere Superman, Iron Man, Flash, e chi più ne ha più ne metta. Ma nessuno riuscirà mai a battere Super Sushino.
E niente ragazzi, il video termina qui. Abbiamo raggiunto una cifra che non ci saremmo mai aspettati di raggiungere. Siamo ufficialmente in 50.000. Mamma mia. Io veramente non posso far altro che ringraziarvi tutti quanti. Siete tantissimi e siete i numeri uno. E vi saluto perché noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Bella!